tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, si tratta del What's on my iPhone. È un video che io amo guardare sugli altri canali YouTube perché trovo sempre delle applicazioni che non ho, che non conoscevo e che poi diventano le mie applicazioni preferite. Così ho pensato che magari potesse essere utile anche a voi e piacere anche a voi. Quindi oggi vi andrò a mostrare tutte le applicazioni che ho installate sul mio iPhone. E poi se magari voi preferite vedere più approfonditamente qualche applicazione posso fare un video a parte, magari me lo lasciate scritto qui sotto nei commenti e ci posso valutarlo. Niente, smetto di parlare e vi lascio al video del mio iPhone. Ok, allora, questo è il mio iPhone. Questa è la schermata principale, questa foto l'abbiamo scattata a Parigi ed è una delle mie foto preferite. Devo dire che io ho la mania di cambiare sfondo, però da quando sono tornata da Parigi c'è sempre stato... o quasi sempre Parigi. Allora, questa è la schermata principale. Qua sotto ho le applicazioni che utilizzo praticamente più spesso, che sono, vabbè, Instagram, sapete che sono malata, se volete andarmi a seguire. Questo è il mio profilo, Giulia Pulcini 95. Poi di fianco ho Telegram e WhatsApp. Sono due applicazioni sempre di messaggistica e WhatsApp lo uso, devo dire, meno. Vi sembrerà strano, però Telegram lo trovo molto più completo, ha molte più possibilità, mentre questa è Safari per andare su internet. Poi partiamo con la prima cartella. Questa l'ho chiamata Extra e sono le cose che praticamente uso meno. Vabbè, la bussola, che spero di non perdermi mai in una montagna o in un lago per dover usare la bussola. Poi suggerimenti, non penso di averlo mai aperto. Memo vocale, contatti, trova amici, trova il mio iPhone. E Love Days, vabbè, è un'applicazione un po', diciamo, stupida e serve per contare da quanti giorni si è fidanzati. E iBooks lo utilizzo ogni tanto, serve per ad esempio leggere dei documenti, delle riviste, oppure anche tipo l'ho utilizzato in vacanza per i biglietti dell'autobus. Passiamo alla seconda cartella. L'ho rinominata Musica e contiene Spotify, un'applicazione necessaria per me. E io praticamente passo le mie giornate ad ascoltare musica e su Spotify posso scegliere diverse, o le classifiche, per esempio quella italiana, quella globale, o anche delle playlist diverse, tipo una più rilassante per la sera magari o per la mattina quando si fa colazione, una più carica magari durante la giornata. Dopodiché ho Shazam. Shazam, vabbè, la conoscerete tutti probabilmente, comunque la utilizzo prevalentemente quando sono in macchina e in radio c'è una canzone che mi fa impazzire ma di cui non so minimamente il titolo. Con Shazam è possibile avvicinare il telefono alla cassa della macchina e scoprire il titolo della canzone, ma lo saprete già. Mentre qui c'è musica, dove ho tutti i miei brani, vabbè, quello installato dell'iPhone. Passiamo alla prossima cartella, shopping. Allora, ho qualche applicazione, sono due schermate come vedete. Allora, vabbè, Amazon e eBay sono, vabbè, li conoscete, comunque io utilizzo moltissimo Amazon, magari per le cose un pochino più tecnologiche, mentre eBay si trovano molte cose anche a prezzi bassi, anche se devo dire che non lo utilizzo tanto perché la spedizione è anche molto lunga solitamente. Poi c'è Subito, che serve per vendere, e ASOS, che lo conoscerete probabilmente tutti, è un'applicazione sempre di abbigliamento, prevalentemente di abbigliamento. Non la utilizzo spessissimo, però ha dei vestiti veramente carini. Dopodiché ho Gearbest, devo dire che non lo utilizzo, comunque se voi cercate magari anche solo piccoli oggettini che siano di tecnologia o anche solo per la casa, Gearbest non ha prezzi altissimi, è ottimo, però come sempre la spedizione è lunghissima. Dopodiché, vabbè, ho Bershka, che conoscerete, Zalando. Su Zalando ho comprato varie cose e devo dire che la spedizione è velocissima e ha anche grandi marche a prezzi un pochino scontati. Poi ho Shein, che vi ho fatto vedere forse anche in qualche video in passato, che ha sempre un'applicazione di vestiti, come vedete. Ci ho comprato varie volte, devo dire che fa dei capi di ottima qualità. Dopodiché ho Stradivarius, che è uno dei miei negozi preferiti, anche se tendo sempre ad andare in negozio piuttosto che a comprare sulle applicazioni. Groupon, che probabilmente conoscerete, ci sono si comprano questi coupon e si... ad esempio, non so, delle cene, noi andiamo spesso soprattutto a cena nella propria zona con prezzi un po' scontati. Dopodiché ho l'applicazione del McDonald's, vabbè, non la utilizzo tanto. AliExpress è un sito che vende a prezzi bassissimi, ha delle spedizioni con tempi lunghissimi, però ogni tanto ci ho comprato e le cose sono carine. Mentre Zaful, che è un sito di vestiti, tra l'altro devo scegliere dei capi perché sto per fare un ordine, infatti come vedete stamattina avevo guardato tutto e è un sito molto carino e poi comunque vi farò vedere tutto quello che prenderò, e vende a prezzi mediamente bassi.
Prossima cartella, la cartella giochi. Devo ammettere di essere una malata di giochi sul telefono, a partire da Candy Crush. Poi vabbè, Clash Royale è un gioco forse un pochino più da maschi, però ogni tanto ci gioco. Sports è un giochino stupidissimo dove devi tipo fare salti in alto, andare in bici, correre, vabbè. Football Strike è un giochino che mi ha fatto vedere il mio moroso, io da malata lo copio, quindi è un gioco tipo di calcio. Pick Up T-Ball è un gioco stupidissimo dove devi lanciare la pallina al tuo avversario e devi fare gol. E uno, vabbè, il gioco di carte, ma non penso che vi interessino molto questa cartella, non penso che vi interessi. Quindi passiamo ai viaggi. Vabbè, allora nei viaggi ho Trenitalia, che utilizzo quando per esempio devo prendere il treno, Ryanair per i viaggi aerei principalmente, Booking lo utilizzo per gli hotel, TripAdvisor lo utilizzo soprattutto quando sono nelle città e magari voglio trovare i migliori ristoranti, le migliori gelaterie a prezzi magari non eccessivi, e mi affido alle recensioni TripAdvisor sperando che siano sempre oneste. JetCost è un sito per confrontare i prezzi dei voli aerei. Trivago lo utilizzo sempre per gli hotel, così come Agoda. Prossima cartella, la cartella delle notizie. Nelle notizie ho aggiunto un po' un mischione perché non sapevo bene. Allora, Flipboard è un... non l'apro quasi mai, devo dire la verità. È un'applicazione dove praticamente potete leggere le notizie, le scegliete scorrendo tra quelle proposte, poi potete mettere ad esempio i temi consigliati, se magari si apre ve la faccio vedere, altrimenti ci rinuncio. E comunque sì, è un sito di notizie, ci rinuncio perché non si apre. MyTuner Radio praticamente è un'applicazione dove voi potete ascoltare tutte le radio, come vedete qua ci sono tutte le radio almeno che prendono. Ad esempio io ascolto di solito Radio DJ, una delle mie preferite. Poi, prossima applicazione, News Republic, è simile a Flipboard. Questa mi piace un po' di più, tra le due sceglierei News Republic, come vedete ci sono tutte le notizie, potete scegliere le notizie principali oppure le categorie, oppure scelte per te quelle che magari avete aperto più spesso, le notizie simili. Outlook lo utilizzo per le mail, devo dire che non dovrebbe stare in questa cartella, ma vabbè, poi lo sposterò. Guida TV serve per vedere tipo su che canale ci sono i vari programmi e tutta la scaletta della giornata. Dopodiché ho 365 e SofaScore, sono due applicazioni per seguire i risultati di sport, quindi io utilizzo più spesso SofaScore, però devo dire che anche 365 è un'ottima applicazione. Prossima cartella, la cartella utili. Allora, in questa cartella ho messo le cose che veramente sono un pochino più utili, a partire da Smart Mobile, che è l'applicazione della mia banca, PayPal, che è sempre per gestire le carte di credito, Wind e Veon sono entrambe delle applicazioni gestite da Wind. Wind serve per sapere quanti, per esempio, messaggi e gigabyte di internet ho ancora disponibili, mentre Veon serve per soprattutto per messaggiare, anche se in realtà non la utilizzo tanto, mentre Gmail è la casella di posta elettronica. Dopodiché ho Better, che è il sito dove faccio le scommesse insieme al mio amoroso. Number e Pages sono preinstallate sull'iPhone e sul Mac, le gestisco un po' in contemporanea. PostePay è per gestire la carta di credito delle poste. E vabbè, calcolatrice, registratore e File, che serve per condividere contemporaneamente i file che ho sul telefono con quelli che ho sul computer. Se vedete che è sparita una cartella perché o l'ho appena cancellata, ho visto che era il duplicato di questa di viaggi, quindi l'ho cancellata. E in più questa, mi sono sbagliata, era l'ultima schermata del mio iPhone, la schermata principale. All'interno della schermata principale ho la cartella Utility, dove ho calendario, le mappe di iPhone, ma sinceramente preferisco utilizzare le mappe di Google Maps. Dopodiché ho le mail, quelle dell'iPhone che non utilizzo molto, orologio che lo utilizzo per le sveglie, meteo, wallet che non utilizzo, la borsa che non utilizzo, i promemoria che invece utilizzo molto, iTunes Store, di qua ho casa che dovrebbe essere quell'applicazione per gestire, non la utilizzo, per gestire un po' tutta la casa. Poi ancora ho salute, che l'ho utilizzato qualche volta, le note le utilizzo molto, e l'applicazione video. Dopodiché ho vabbè, le impostazioni, i messaggi. Prossima cartella, la cartella social. Allora, contiene Pinterest, che è un'applicazione dove io trovo sempre un sacco di ispirazione, ci sono un sacco di foto, che siano di outfit o piuttosto anche foto, scatti molto semplici. Dopodiché ho Facebook e Messenger, che è l'applicazione relativa dei messaggi, ho Twitter, ho 21Buttons, che è una delle applicazioni che più utilizzo e che mi piace un sacco veramente. Voi potete, questo è il mio profilo, mi trovate come Giulia Pulcini95, potete vedere tutte le cose che solitamente posto su Instagram
e potete ad esempio vedere la marca del capo e il prezzo, potete o salvarlo in modo che poi lo avete nel vostro profilo, condividerlo oppure comprarlo, vi basta cliccare su compra e andrete direttamente sul sito. Dopodiché, l'app Buzzle praticamente serve per fare delle collaborazioni che in cambio ti vengono dati dei premi che puoi scambiare su Amazon dei buoni regalo. E WeChat, che è un'app di messaggistica che in realtà utilizzo poco. Dopodiché, Follower Insight serve per vedere chi ti ha seguito e chi ha smesso di seguirti, ma devo dire che non la utilizzo tanto. Friends è un'applicazione che praticamente ci sono tipo delle sfide, non so come definirle. E devi pubblicare le foto in base a come ti viene chiesto e ti vengono dati dei premi, dei crediti che puoi scambiare in premi. Dopodiché l'applicazione Unum, che è un'applicazione stupenda che probabilmente non conoscerete, serve per, adesso vedete mille volte la stessa foto, serve per scegliere come impostare le fotografie sul proprio profilo Instagram. Questo qua è il mio profilo, io ho pubblicato le foto fino a questa, poi stavo valutando, e praticamente a voi basterà inserire una fotografia in un quadratino e poi spostarla in base a come volete programmare il vostro profilo Instagram. Dopodiché ho l'applicazione Later, che serve per programmare la pubblicazione delle foto su Instagram. Dopodiché qui ho Google Maps, che utilizzo per le mappe, ho il telefono per chiamare, la cartella foto e video al cui interno c'è un mondo, come vedete ne ho veramente tantissime. E la prima è PhotoGrid, non la utilizzo tanto, serve per mettere il bordino bianco nelle foto. VSCO, una delle applicazioni che più preferisco, serve per mettere i filtri, e praticamente se voi avete un filtro che vi piace vi basta cliccare su copia le modifiche per poi andarla a incollare su un'altra fotografia che volete. E poi ho Studio, un'applicazione ottima per modificare le foto, veramente ottima. E queste due, Nikon e Play Memories, mi servono per vedere le foto che ho scattato relativamente sulla Nikon e sulla Sony. Poi Photo Retouch è un'applicazione in cui potete veramente fare di tutto su una foto. Se ad esempio c'è un palo in una foto che non volete che ci sia, lo potete proprio cancellare e cerca di omogenizzare con lo sfondo. Quando voi tirate via il palo ci viene praticamente, se c'è il cielo ci viene il cielo. Dopodiché ho Plenoly, che è simile a Unum che vi ho mostrato in precedenza, però non la uso molto, non mi fa, devo fare l'accesso. Comunque è sempre un'applicazione per programmare il proprio account Instagram. Poi Canva serve per modificare sempre le foto. Dplay, che fa parte della sezione video, serve per guardare alcuni canali televisivi. Premium Play stessa cosa, Rai Play stessa cosa. Pixlr non la uso quasi mai, è sempre un'applicazione per modificare le foto. Poi ancora c'è l'applicazione YouCam Makeup, e praticamente potete, come vedete in questa foto, andare a modificare un po' il vostro trucco senza esagerare come in questi esempi, però potete ad esempio andare a mettere in risalto il rossetto. Snapseed è un'applicazione che io adoro, come vedete qua, avevo fatto una stories per Instagram, mi piace un sacco perché voi potete aprire ad esempio una foto. Strumenti, come vedete ce ne sono tantissimi, non ve li so spiegare, quelli che più utilizzo io è il testo, potete andare a scrivere, ad esempio scrivete ciao e lui ve lo mette così, e potete spostarlo, colorarlo, molto carina. Dopodiché InstaSize serve per ritagliare le fotografie e renderle quadrate come sono per Instagram. Facetune è un'applicazione molto bella, questa qua è la versione 2, io la utilizzo principalmente per sbiancare, potete andare a sbiancare le fotografie, adesso vi faccio vedere, potete scegliere lo sbiancamento e andate a sbiancare, come vedete in quel punto l'ho sbiancata. Poi fa molte altre cose, però la uso principalmente per quello. Meitu è un'applicazione che probabilmente non conoscerete, però è bellissima, è un'applicazione cinese. Potete andare ad aprire una foto, come ad esempio ormai ho iniziato, prendo sempre questa, e potete andare a metterci dei filtri, che tra l'altro mi piacciono un sacco, ad esempio questo lo illumina molto la foto, e come vedete ce ne sono tantissimi. Poi l'applicazione foto è quella preinstallata della galleria di iPhone, e fotocamera serve per scattare le fotografie ovviamente. Prossima cartella l'ho rinominata YouTube e blog perché praticamente utilizzo queste applicazioni, queste 5, per gestire in realtà anche Facebook, per gestire i miei account. Ad esempio YouTube Studio serve per gestire
l'account di YouTube e mi fa vedere per ogni video le statistiche, è molto importante, mi fa vedere i commenti, posso rispondere direttamente da qua, la utilizzo molto. YouTube, vabbè, la conoscete. Live count mi serve per vedere gli iscritti e in teoria aumentano in tempo reale, quindi se voi vi iscrivete io vedo salire il conto. Poi ancora ho l'applicazione WordPress, che è quella con cui gestisco il mio blog, come vedete qua, posso vedere le statistiche, posso vedere gli articoli, le pagine, tutto quanto, posso condividere. Se ancora non mi seguite sul blog vi lascio qua sotto in info box il link per andare a vederlo e dopodiché ho gestore delle pagine che mi serve per gestire la pagina Facebook. Anche qua mi arrivano, vabbè, vedo proprio la pagina Facebook così com'è e posso gestire gli articoli, tutte le statistiche, tutto quanto. Prossima applicazione, l'App Store, vabbè, quello di iPhone, serve per aggiornare le app, per scaricare delle nuove app, per vedere un po' tutte le nuove che stanno uscendo. Mentre l'ultima applicazione che vi mostro è Parcel, adesso io non la sto utilizzando in questo momento molto, però voi potete, praticamente cliccando su aggiungi, potete inserire il numero di tracciamento di una vostra spedizione. Lui vi troverà direttamente il corriere e una volta che avete inserito il numero della spedizione potrete seguire il vostro pacco in ogni passaggio, vi dirà in che città si trova, se è stato consegnato qua e là. È molto utile, devo dire la verità, anche se in questo momento non ho molte spedizioni che voglio tracciare. E niente, queste erano tutte le applicazioni che ho sul mio iPhone. Mi raccomando, se voi conoscete delle applicazioni che non avete visto sul mio iPhone e che pensate mi possano servire, assolutamente scrivetemelo nei commenti, perché io sono sempre pronta a provare nuove applicazioni. Fatemi anche sapere se volete quel video di cui vi accennavo prima quando vi facevo vedere la cartella foto e video, se vi può interessare un video che può essere il come modifico le mie foto o semplicemente le migliori applicazioni per me, e perché veramente io quella cartella l'ho un po', sono andata molto velocemente, ma semplicemente perché ho veramente tantissime applicazioni e se mi mettevo a farvele vedere singolarmente ci avrei messo anche mezz'ora, quindi se volete vedere un video più approfondito proprio su quella cartella fatemelo sapere qui sotto nei commenti e vedrò di accontentarvi. E niente, io vi saluto, vi do appuntamento questa domenica alle 14, uscirà il nuovo video di viaggio che se avete visto gli scorsi 3 vlog, altrimenti li trovate giù in info box, noi abbiamo fatto quest'estate questo viaggio con 4 città e sono usciti i primi 3 vlog di Vienna, quindi la prossima sarà una nuova città, iscrivetevi e attivate la campanella, se voi cliccate la campanella che c'è qui sotto, domenica vi arriverà una piccola notifica che vi ricorderà che il nostro video è uscito. E spero di vedervi in tanti in quel video perché veramente noi siamo impegnati ed è stato un viaggio bellissimo e ci piace portarvi con noi durante le nostre esperienze all'estero. E niente, io vi aspetto domenica e vi saluto. Ciao!